Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo emozionante video. Oggi desideriamo esplorare un argomento di grande enigma e mistero. Cosa accade quando lasciamo questa vita e cosa ci attende nell'oltretomba? Prima di proseguire con il racconto, vi chiediamo con gentilezza di mettere un mi piace e di iscrivervi al nostro canale. Questo gesto per noi sarà di molto valore perché ci supporta a divulgare la fede cristiana. Crediamo nella risurrezione di Gesù Cristo. Egli è morto e poi è risorto dopo 3 giorni, aprendo così le porte del paradiso per noi. In questo video, vi racconteremo una storia straordinaria, basata su testimonianze autentiche di persone che hanno vissuto esperienze di premorte e che ci offrono uno sguardo su ciò che potrebbe accadere dopo il nostro ultimo respiro. La storia che stiamo per narrarvi riguarda Fabio, un giovane di 27 anni che ebbe un terribile incidente stradale mentre tornava a casa dal lavoro. Fabio era un ragazzo come tanti, con i suoi sogni, le sue gioie, i suoi timori e le sue sofferenze. Cresciuto in una famiglia cattolica, tuttavia non era molto devoto. Frequentava la chiesa solo per le festività principali come Natale e Pasqua, e raramente pregava. Non si era mai posto il problema della morte, considerandola qualcosa di remoto e banale. Ma il destino aveva deciso diversamente in quel fatidico giorno. Un giorno, mentre era in sella alla sua moto, una vettura gli sbarrò il cammino inaspettatamente, facendolo precipitare a terra. Fabio perse i sensi e fu trasportato d'urgenza in ospedale. I dottori si adoperarono al massimo per salvarlo, ma la sua condizione era critica. Fabio lottava nel confine tra la vita e la morte. Si trovava in uno stato di coscienza alterato in cui non provava più la sofferenza fisica, ma solo una pace profonda. Era come se fosse immerso in un sogno, ma aveva consapevolezza di ciò che gli stava accadendo. Vide il suo spirito staccarsi dal corpo e sollevarsi sopra il lettino ospedaliero. Vide i medici che si sforzavano di rianimarlo. Vide sua madre piangere disperata nelle vicinanze e il sacerdote che si apprestava per gli ultimi sacramenti. Tuttavia, non provò né paura né tristezza, invece, fu pervaso da un amore immenso per tutte quelle persone e da una gratitudine infinita. Poi, Fabio udì una voce dolce ma trascinante che lo chiamava dall'oscurità. Era la voce di Gesù Cristo, che lo invitava ad unirsi a lui verso la luminosità. Fabio non esitò nemmeno un attimo e si lasciò guidare da quella voce amichevole. Man mano che si avvicinava alla luce, una gioia indescrivibile invase il suo cuore. Era come se avesse ritrovato la sua vera dimora, il suo autentico scopo. Era come se fosse rinato. Fabio varcò la soglia della luce e si ritrovò in un luogo straordinario, colmo di sfumature, di fiori, di creature, di melodie. Era il regno divino, dove ogni cosa risplendeva in armonia e bellezza. Lì, Fabio incontrò Gesù, che lo accolse con un abbraccio fraterno. Gesù gli disse che lo amava profondamente e che era fiero di lui. Gli rivelò che era giunto il momento di portarlo con sé, e che sarebbe stato in comunione con lui per l'eternità. Inoltre, gli comunicò di aver preparato una dimora speciale per lui, dove avrebbe ritrovato tutti i suoi cari che erano preceduti nella morte. Fabio si trovava in uno stato di incredulità mista a meraviglia. La sua mente e i suoi sensi erano colmi di una gioia e di una emozione indescrivibile. Gesù, con affetto, prese la sua mano e lo guidò. Durante il percorso, Fabio fu accolto da una moltitudine di individui che lo salutavano calorosamente e gli rivolgevano sorrisi di affetto. Questi erano gli angeli, i santi, i martiri, i profeti, i discepoli, i papi, i suoi antenati. Tutti costoro lo riconoscevano e lo amavano, trasmettendogli una felicità travolgente per la sua presenza. Quando giunsero in dimora, Fabio percepì una luce sfavillante e dorata. Si trattava del posto che Dio aveva pianificato per lui fin dall'inizio dei tempi, in accordo con il suo disegno di amore. In quel luogo, Fabio avrebbe trovato tutto ciò che aveva sempre desiderato e molto di più. La pace, la gioia, la sicurezza,
la libertà, la saggezza e la bellezza vi regnavano sovrane. Ma, soprattutto, si sentiva la presenza dall'amore divino, che abbracciava ogni cosa. Tuttavia, c'era qualcosa che Fabio non si sarebbe mai aspettato di trovare in quella dimora celeste. Vi erano anche le persone più care che aveva amato sulla terra, suo padre, che morì quando lui era ancora un bambino, e sua nonna, che aveva vegliato su di lui con grande affetto, e la sua fidanzata, che aveva perso la vita a causa di un tumore alcuni anni prima, perfino il suo fedele Rocky, il cagnolino che era stato un compagno inseparabile. Tutti costoro erano lì ad accoglierlo, radiosi di vita e felicità. Fabio era sopraffatto dall'emozione e le lacrime scorrevano sul viso. Quella realtà superava ogni sua aspettativa ed era il sogno più bello che avesse mai potuto concepire. Non era un'illusione onirica, ma la concreta esperienza della vita eterna. Fabio trascorse il suo primo giorno dopo la morte in quella meravigliosa dimora, godendo intensamente ogni istante in compagnia dei suoi cari e di Gesù. Con essi, parlò apertamente di ogni singola esperienza vissuta sulla terra, i successi e i fallimenti, le gioie e i dolori. Ascoltò le loro storie e i loro insegnamenti, assimilando nuove conoscenze e compiendo profonde riflessioni. In quel luogo, si sentì amato in una maniera mai sperimentata prima. Il secondo giorno successivo al trapasso, Fabio lasciò la sua dimora e si incamminò per esplorare il paradiso. Scoprì che si trattava di un luogo infinito e diversificato, in cui ogni elemento era pieno di armonia. Ammirò paesaggi mozzafiato, con montagne imbiancate, limpide lagune, rigogliose foreste e deserti dorati. Avvistò creature di ogni specie e dimensione, tutte pacifiche e cordiali. Gli occhi gli si posarono su splendide e antiche città, popolate da persone di varie epoche e culture. Vide templi e chiese in cui veniva esaltata la presenza divina. Conobbe i protagonisti illustri della storia e della fede, i quali gli dispensarono consigli e benedizioni. Scoprì i bambini innocenti e gli umili di spirito, che gli insegnarono l'umiltà e la semplicità. Ma soprattutto, venne a conoscenza di Dio Padre, che lo accolse come un figlio amato e gli svelò le radici della misericordia. Fabio si sentì arricchito come mai prima. Era come se avesse fatto una scoperta straordinaria in un mondo nuovo, dove ogni cosa era possibile e buona. Sembrava aver raggiunto l'apice della sua esistenza. Nel terzo giorno successivo al trapasso, Fabio visse un'esperienza ancora più incredibile. Fu chiamato da Gesù, il quale gli disse di voler fargli un dono speciale. Espresse l'intenzione di mostrargli la sua vita terrena da una prospettiva diversa e di sottoporlo a un giudizio particolare. Fabio non comprese appieno il significato di ciò, ma decise di confidare in Gesù e di seguirlo. Quest'ultimo lo condusse in un ambiente luminoso. Gesù gli spiegò che, come in una sorta di film, avrebbe rivissuto e osservato ogni singolo istante della sua vita terrena, dall'inizio del suo concepimento fino alla sua morte. Niente di ciò che avesse fatto di bene o di male sarebbe sfuggito al suo sguardo. Il ragazzo fu colto da una miscela di curiosità e timore. Gesù lo rassicurò con dolcezza e gli disse di non temere. Assicurò che lo amava incondizionatamente, indipendentemente da tutto ciò che aveva fatto. Affermò di essere il suo salvatore, non l'accusatore. Fabio vide la sua vita svolgersi davanti ai suoi occhi, con una sorprendente nitidezza. Ogni singolo istante della sua esistenza, delle sue azioni, fu mostrato in maniera straordinariamente dettagliata. Rivolgendosi a Gesù, Fabio chiese perdono con tutto il cuore. Manifestò la sua sincera richiesta di perdono per tutti i suoi peccati. Dichiarò il suo amore incondizionato per Gesù e la volontà di seguirlo sempre. Espresse gratitudine per tutto ciò che gli era stato donato e l'intenzione di servirlo con tutto il suo spirito. Gesù lo guardò con amore e compassione. Lo perdonò e cancellò tutti i suoi peccati. Accettò Fabio come suo discepolo e gli affidò una nuova missione. Successivamente,
Gesù gli mostrò il proprio fianco trafitto dalla lancia, da cui sgorgava sangue. Affermò che tale visione rappresentava il segno del suo amore per Fabio e per tutta l'umanità. Sottolineò che quella ferita era il prezzo della salvezza e della vita eterna, la fonte della grazia e della gloria. Quella visione commosse profondamente Fabio. Sentì il proprio cuore battere all'unisono con quello di Gesù. Percepì il sangue di Gesù scorrere nelle sue vene e purificarlo da ogni impurità. Si sentì completamente avvolto dall'amore di Gesù, che lo riempì di luce. Ci auguriamo che abbiate apprezzato questa narrazione e che sia stata punto di riflessione. Rivolgiamo una preghiera per tutte le anime.